C'è un atto pubblico che si può trovare sul sito della Regione Toscana in cui Aesa Impianti richiede l'ampliamento dell'inceneritore di San Zeno fino alla capacità di 75.000 tonnellate all'anno. Così comincia una lettera firmata dal consigliere comunale del Partito Democratico Donato Caporali e da Filippo Gallo. Non se ne rinviene traccia nel dibattito pubblico, dicono i due esponenti, se non qualche riga in un oscuro allegato tecnico con un metodo che potremmo facilmente etichettare come opaco e grigio, sebbene si tratti di un passaggio politico fondamentale per la nostra comunità, con uno stile che non ha molto di civico, ma al contrario una chiara matrice politica. Aesa ha presentato un progetto di empowerment per il quale ha avviato la procedura per il riconoscimento delle autorizzazioni. Nella voce riposizionamento dell'impianto di recupero dei rifiuti urbani di San Zeno c'è la richiesta di aumento di tonnellaggio all'anno che passerebbe da 45.000 a 75.000 tonnellate. Non c'è una reale esigenza, dicono Gallo e Caporali. Le 200.000 tonnellate di rifiuti annui prodotti nella nostra provincia con l'obiettivo di centrare per legge del 70% di raccolta differenziata e le attuali 45.000 tonnellate di incenerimento lasciano già trasparire un congruo dimensionamento. Il luogo di insistenza del progetto ha bisogno di una valutazione di impatto ambientale integrata, visti tutti gli elementi a forte impatto che insistono sull'area, non di una serie di simulazioni singole che lasciano il tempo che trovano. Queste 30.000 tonnellate di rifiuti in più, da dove arriveranno? Si chiedono Gallo e Caporali. Non vi è traccia nell'esaustiva analisi di Aesa Impianti dei flussi di provenienza, ma vista la qualità dell'operazione, intuitivamente viene da pensare ad un tentativo di fare business raccogliendo rifiuti dal nord della Toscana e da Firenze in particolare. È giusto lucrare sui rifiuti? Chiedono quindi Gallo e Caporali. Secondo noi, semplicemente no. Una scelta così, che nasce da una precisa missione politica, andrebbe comunque almeno discussa pubblicamente.